Tappa 18, capitolo 18. I mondi sottili. Celestino si era integrato con la sua nuova forma. Con Ananda avevano parlato di molte cose e tutto ciò lo aiutò a chiarire il proprio percorso e ad espandere ulteriormente la propria consapevolezza. Ma ancora non si sentiva pienamente realizzato. Non si sentiva ancora veramente libero. Cosa gli mancava? Cosa significava la frase di Ananda? Il viaggio non è ancora giunto al termine. Quale poteva essere il passo successivo per comprendere appieno il significato della vera liberazione? Domande e ancora domande lo assillavano. A tante domande dovevano necessariamente corrispondere altrettante risposte, diceva tra sé, essendo cosciente di essere ancora nella mente che mente. A un certo punto però intuì che nel binomio domanda-risposta ovvero problema-soluzione era insita una trappola. Un altro circolo vizioso. L'ennesimo prodotto da una mente che si autoalimenta all'infinito, nel suo gioco perverso di annichilimento del sé a vantaggio dell'ego. Percepì per un attimo l'assenza di ogni pensiero, la sensazione di un nulla nel quale sentiva poteva esserci un ipotetico tutto. A quell'istantanea presa di coscienza, o meglio illuminazione, seguì un particolare stato energetico e davanti a lui si aprirono molti scenari fino ad allora ignoti, ovvero i mondi sottili. I mondi sottili sono onnipresenti a qualunque livello di coscienza. In loro tutto è possibile perché solo nel nulla ci può essere il tutto, cioè il vuoto. Vuoto e pieno, nulla e tutto, ecco all'opera la famosa medaglia che solo l'osservatore può percepire. Comprese finalmente ciò di cui aveva parlato Ananda e subito cambiò repentinamente forma. Divenne un filamento che roteava intorno ad un anello luminoso con al centro una luce opalescente che cambiava di continuo colore e forma. Lui non era più Celestino, ma Anam, 7, il senza nome, il nulla e il nessuno. Shunyata, sorriso. Ora si percepiva mai nato. Mai morto, in una continua metamorfosi verso stati di coscienza infiniti. A mano che si evolveva, anche la sua forma, che ora in quella dimensione lo rappresentava, assumeva connotazioni diverse. Si era finalmente liberato da se stesso e dall'idea di un sé permanente e indipendente. Adesso si percepiva come un non sé impermanente, ovvero perennemente cangiante e interdipendente con il tutto. Si vide pietra, acqua, pianta, uccellino, poi umano e poi solo spirito senziente. Spaziava nel tutto, dall'arte figurativa, alla musica, alla poesia, tutto era di incommensurabile bellezza. Il sapere dei mondi sottili lo avvolgeva, lo penetrava e lo assorbiva, si percepiva onnisciente e onnipresente. Era dunque la bellezza e il messaggio che giungeva dai mondi sottili alla terra, attanagliata dalla routine e dalla noia di un quotidiano senza prospettive, sempre alla ricerca di nuovi stimoli, pareva di sì. Attraverso l'arte e la creatività, espressioni tangibili della bellezza, l'essere poteva sperimentare scintille di coscienza cosmica suprema per assorbirne dosi infinitesimali. La bellezza era il canale su cui transitavano i mondi sottili. Il supremo creatore, o meglio Dio come molti lo definivano, è dunque una semplice, si fa per dire, energia dalla quale tutto ha inizio e non avrà mai fine. Creatività, mutamento e trasformazione, senza soluzione di continuità, sono i principi primi su cui si basano i mondi sottili. A questo punto Anam percepì un senso di comprensione totale e quindi di liberazione profonda. Era dunque giunto oltre la piccola mente del suo ego, dei suoi pensieri e dei suoi mediocri condizionamenti, quella piccola mente che crea tanta infelicità e sofferenza agli esseri sulla Terra. Solo sulla Terra? O in tutto l'universo? Quella piccola mente che vive di mediocrità e inerzia, in un continuo conflitto di potere, tra il bene e il male, a tutti i livelli per avere sempre ragione sul suo prossimo? Sì, vi era giunto. Materia, energia, spazio e tempo, ecco dunque svelato il mistero che ci indicavano i mondi sottili. Per comprendere il principio operante nell'universo fisico per trasformarsi poi in pura e semplice energia.